Benvenuti amici ad una nuova puntata di Itinerari Agroalimentare d'Italia in collaborazione con Eccellenze Agroalimentare d'Italia e il portale www.girovagandoinitalia.com. Oggi siamo in un bellissimo posto, in un luogo stupendo, nel versante lucano del Parco Nazionale del Pollino, precisamente a San Severino Lucano, in provincia di Potenza, ospiti di Daniele Conte, titolare dell'hotel ristorante Mulino Iannarelli. Buongiorno e grazie per averci accolto nella tua splendida location. Grazie a voi per essere qui. Benissimo, noi andiamo subito a scoprire però in compagnia dello chef Carmine Signore. Sì. Buongiorno chef. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi oggi. Ok, grazie a voi. Io vedo, chef, dei bellissimi piatti su questo tavolo imbandito del Mulino Iannarelli. Vedo ad esempio un bellissimo primo, immagino che sarà anche molto invitante. Ce ne vuoi parlare, chef? Sì, vi spiego subito di che cosa si tratta. Oggi abbiamo preparato un piatto a base con rascatelli fatti con farina 00, la carosella, e poi con ricotta tostata, salsiccia del territorio stagionata e peperone crusco. Quindi tutti ingredienti a filiera corta, comunque a chilometro zero, quindi del luogo, vero? Sì, tutto del nostro territorio che vengono prodotti dai nostri agricoltori. Benissimo, quindi tutti prodotti tipici del luogo. Poi come seconda abbiamo preparato un filettuccio di maiale fatto con cipolla rossa ristretta all'aglianego e guanciale di maiale. E poi abbiamo prodotti di sottobosco, che abbiamo bene, la crema sì, abbiamo anche crema ai funghi porcini sott'olio, poi abbiamo il peperoncino e un misto funghi del nostro bosco. Benissimo, invece poi, questo vino? Questo vino qua è un Curus Vozzi, è molto buono, che si presta con i nostri piatti che abbiamo preparato oggi. Benissimo, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Io ringrazio il titolare Daniele Conte dell'hotel ristorante Mulino Iannarelli a San Severino Lucano in provincia di Potenza e lo chef Carmine Signore. Grazie.